sono lieta di darvi il benvenuto per questa tappa finale dell'Emilia Romagna di Miss Reginetta d'Italia e Over 2020 presso questa meravigliosa location che ci ha ospitati questa sera, ovvero il Pescatore. Chiederei a voi pubblico di fare un bel applauso per dare inizio a questa ultima tappa e presentarvi il DJ che appunto mi sta affiancando questa sera alla console, Robby Giusti. Gli facciamo un grande grazie, applauso. Grazie, grazie. No, fatelo Irene perché bravi. Oh, ragazzi, 18 ancora 19 già. Non ti voglio invecchiare, non lo farai mai, lo sai. Però ragazzi, 19 lo dico soprattutto a questi ragazzi perché io sono un coetaneo di metà della gente che c'è qua dentro, anzi tre quarti. Noi siamo sempre ragazzi, lei ha 18 anni ed è bravissima, quindi fate un applauso fortissimo perché non ci sono nuove conduttrici in Italia, noi a 105 abbiamo delle vecchiotte, te saresti perfetta. Grazie mille, vai. Grazie. Intanto voglio ringraziare te, il nostro super DJ. Disco OK presso Italian Beat, vocalist presso Nazionale DJ, Associazione Nazionale DJ e produttore discografico presso Infinity. Quindi tanto di cappello, facciamo un grande applauso. Hai studiato, brava. Assolutamente. Yeah.
conoscere i nostri giurati per questa sera, chiederei a ciascuno, quando lo nomino, di alzarsi e ricevere ovviamente i giusti applausi. Iniziamo con Marco Lapis, direttore del concorso Miss Reginetta d'Italia e Miss Over, che ringraziamo naturalmente di essere qui con noi stasera. Abbiamo il nostro Luciano Leis di Ferrara, gli rivolgiamo un forte applauso, manager di Floriana Secondi, vincitrice del Grande Fratello 3. Proseguiamo con il nostro Alessio Forgetta, patron e detentore del marchio del concorso nazionale Miss Reginetta d'Italia e Over. Ringraziamo tanto Alessio di essere qui con noi questa sera. Io dopo vado ad intervistarvi, lo sai, che voglio sapere cosa ne pensano di queste ragazze, perché una cosa è scrivere dietro un foglietto, un'altra cosa invece è dirlo pubblicamente, dando un parere però ovviamente generale e non specifico su una ragazza. Assolutamente, okay? Senza nomi, magari dopo andiamo a sentire qualcuno tra i nostri giurati, ma intanto proseguiamo con Stefano Ospitali, amministratore delegato di CR Lab. Ringraziamo molto di essere qui con noi questa sera, grazie mille. E concludiamo in bellezza, ovviamente non poteva mancare una presenza femminile nella giuria di questa sera. Abbiamo Jenny De Mara, vocal coach della scuola di canto femminile In Voce. Grazie mille di essere qui con noi questa sera.
dedicata. Rivolgiamo anche a lei un forte applauso, una splendida donna, e grazie mille di essere venuta qui con noi questa sera. Titolo vinto dalla Miss Uber Junior, che porta il numero 8, Rosy Amirti!
Claudio, il proprietario di questa meravigliosa location, il pescatore, rivolgiamo un grande applauso anche per l'ospitalità naturalmente. Vince per questa tappa finale dell'Emilia Romagna, l'inizio del sud d'Italia, la Miss che porta il numero, vince la prima classificata, la Miss numero 1.